reduce da un bellissimo risultato in Grand Champions Cup, è stato il bomber della Grand Champions Cup, quindi un risultato internazionale di grande prestigio. Prima di sentire le sue prime parole da giocatore di Trentino Volley, questo di fatto è il suo primo giorno, lascio la parola al general manager Bruno Alarè, che di fatto ha concluso questa operazione ancora in estate, forse addirittura in primavera? In estate, sempre in estate. Beh, buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti. L'altro giorno ho detto in occasione della presentazione di Uros che questo che era per noi un giorno importante. Oggi lo è altrettanto importante perché è seduto a fianco a me e entra a far parte della nostra storia, del nostro futuro, un ragazzo giovane, italiano, l'opposto della nazionale italiana, che assieme a Giannelli e a Lanza costruirà un nucleo importante di italiani in questa società. Presentare Luca credo che sia quasi superfluo, perché insomma è da anni al vertice della pallavolo italiana, è un ragazzo molto conosciuto, è un ragazzo che dedica grossa parte del suo tempo, molta parte del suo tempo anche ad attività che non sono strettamente pallavolistiche, sapete, leggete, è presente sui social, insomma è un ragazzo piuttosto impegnato, è impegnato anche fuori dalla pallavolo, e credo che questo faccia bene a lui, a noi, a tutta la pallavolo, che ha assolutamente bisogno di questo tipo di ragazzi e di personaggi per crearsi un mondo, è un mondo importante di sport. Lo seguiamo da anni, perché io ero ancora a Treviso quando lui era ragazzino, a Treviso non è voluto venire, non aveva ancora deciso se giocare a pallavolo o fare dell'altro, però insomma erano ormai tanti anni fa, ha fatto le sue belle esperienze, Club Italia, Piacenza, anni importantissimi a Modena, e adesso quello che ci auguriamo noi assieme a lui è di creare un altro tipo di futuro per lui e per noi. La squadra con lui riteniamo sia molto molto competitiva, e poi come vi ho sempre detto in questa estate i risultati verranno. È un gruppo nuovo, è un gruppo da amalgamare, è un gruppo che ci auguriamo e lavoreremo tutti perché crei della chimica, perché crei dell'entusiasmo, della coesione tra di loro, e poi noi assieme a loro vedremo dove vogliamo arrivare. Noi non dobbiamo arrivare da nessuna parte, noi vogliamo, assieme ai nostri ragazzi, al nostro staff tecnico, vogliamo arrivare in alto, vogliamo provare a conquistare qualche cosa di importante, e ci auguriamo di poterlo realizzare tramite Luca e tutti i suoi compagni di squadra. Grazie direttore. Luca, benvenuto, non vorrei farti una domanda, mi piacerebbe che ci fosse una tua dichiarazione spontanea, anche perché poi le domande le faranno i giornalisti, ci sarà questo momento per conoscerti meglio. Allora, ciao a tutti e salve, sono veramente contento, è arrivato proprio ieri, quindi avrò il piacere veloce e lento di scoprire sicuramente questa città, questa regione, queste zone. Ma innanzitutto come diceva Bruno di conoscere quello che è il palazzetto, quello che è questo ambiente, e sono già entrato stamattina e anche tempo fa all'interno del progetto, e dobbiamo dedicarci come credo che Angelo sappia fare molto bene, come credo che noi abbiamo imparato nel corso di tutti questi anni. Perché l'essere appunto fin dal principio sapienti nel gestire e modulare tutte le cose è importante, e quindi l'amalgama del gruppo e quindi tutte le situazioni più disparate sia all'interno che all'esterno del campo, e siamo contenti appunto di avere questi 10 giorni prima della prima competizione importante e da dedicare mente e corpo soltanto a questo. Grazie Luca, lascio subito spazio alle vostre domande, ricordandovi che Luca ha già sostenuto la prima sessione di allenamento questa mattina in sala pesi, nel tardo pomeriggio alle 6 farà il suo primo vero e proprio allenamento con la palla al Palatrenti.
Mi pare che sia già stato esonerato da... Vedremo, vedremo. Vedremo. In realtà farà. Qualcosa Se ho farà, dai. capito bene, non salterà, però farà fino. Qualcosa farà. Vedremo se alla fine il coach. Lui cambia idea, gli viene voglia. Domande? Io sì, prima cosa. Maurizio Barozzi dell'Adige, così Sì, impari sono anche a già conoscere questi conosciuti. nomi. In realtà io volevo fare una domanda a Bruno prima, se fosse possibile, se non è una cosa un po' fuori dagli schemi. No, Non mi offendo io, no, non mi credo si offendo. offenda. Il direttore accetta. No, Luca non si offende, io non mi esalto, possiamo farlo. Questa era la domanda. Ma non c'entra col volley la domanda. Quella partita tra 7 rovesci l'altro giorno. No, quella domanda è questa. La senti più tua questa squadra che si va a formare adesso, visto che da quando sei qua, diciamo che il lavoro più evidente di un general manager è quello di fare gli acquisti, poi ce ne sono molti altri ma restano nell'ombra, ma quello degli acquisti. E fino adesso, diciamo, la squadra è sempre stata fatta con dei piccoli aggiustamenti. Quest'anno c'è proprio stata una rivoluzione completa. La senti più tua, per cui ti rinnovo la questione, o è un naturale percorso? Direi più la seconda versione, è un naturale percorso perché come ho avuto modo di dire nell'estate, vi ho detto spesso, il mercato alcune volte si fa, alcune volte lo si subisce e anche per noi quest'anno è stata un po' la stessa cosa. In alcune cose l'abbiamo fatto, in altre lo abbiamo subito perché le decisioni sono state di altre, di altri o dettate da cose, da situazioni particolari. È una squadra che abbiamo costruito assieme al coach, assieme al presidente. Quasi tutte le scelte, se non forse quelle di minore importanza, ammesso che ce ne siano nell'ambito della costruzione della squadra, non sono frutto di un'idea mia o di una volontà del coach o di un'esigenza societaria. Abbiamo cercato di creare un gruppo che potesse andare bene a tutti noi e che fosse compatibile, ecosostenibile con i nostri budget e con i nostri bilanci, che sapete che per noi sono, soprattutto negli ultimi anni, un Vangelo e vogliamo assolutamente rispettarne i dettami e le regole, per cui non intendiamo fare cose che poi non riusciamo a mantenere. Nell'ambito di tutto questo abbiamo costruito questa squadra. Sì, la sento mia. Come credo il presidente la senta sua e Angelo la senta altrettanto di proprietà, perché sono tutte scelte che abbiamo condiviso. Poi sai, Maurilio, ormai che questa figura del direttore sportivo che ha come maggior incarico quella di costruire la squadra, purtroppo, per fortuna non lo so, ma per quanto riguarda ormai figure come la mia, anche costruire la squadra fa parte di un progetto, di un programma, ma anche la nostra attenzione ormai è molto rivolta a tutto quello che è la gestione economica e commerciale della società. Però, insomma, sono contento del gruppo che abbiamo costruito e, come diceva anche Luca prima, adesso lo dobbiamo amalgamare perché i cambiamenti sono stati davvero molti in squadra e nello staff che la gestisce. Domande per Luca? Ma magari sull'estate in azzurro, visto che hai trovato uno spazio che in passato non avevi trovato, e ti senti cresciuto dopo queste tre competizioni, dopo questo lavoro molto intenso, perché non c'è stato un attimo di pausa? Che cosa ti ha dato? Ti senti cresciuto come giocatore dopo Sì, questa? assolutamente. Sono state tre, anche queste tre competizioni abbastanza diverse l'una dall'altra. La World League dall'inizio era un po' che cosa ci facciamo qua? Perché appena finito avevamo comunque l'orgoglio, il desiderio di fare bene, non ci siamo riusciti sicuramente. Ed è stato un po' un rammarico. Sapevamo per fortuna che questo non avrebbe dovuto cancellare questo nostro desiderio, questa nostra grinta comunque per l'obiettivo dell'estate che era l'europeo. E quindi abbiamo fatto un mese a Cavalese in cui abbiamo lavorato molto bene e ci siamo concentrati su quello che era appunto il gruppo, quello che era la gestione di problematiche fisiche, quello che era lo stare insieme proprio tecnico-tattico. Arrivati all'europeo, ci sentivamo comunque bene, e la partita un po' clou, purtroppo col Belgio ci è andata storta,
E questo ci può soltanto insegnare, non so bene dirti. Personalmente io guardo nel complesso il lavoro che io ho fatto, altre persone valuteranno altro. Io mi sento comunque molto soddisfatto e orgoglioso di quanto abbiamo manifestato l'un l'altro. Ovviamente i risultati non sono quelli che abbiamo sperato dal punto di vista dell'europeo. E poi c'era quest'ultima ondata finale della Grand Champions Cup, che anche lì fondamentalmente era che cosa ci faccio qui, però diciamo che era bello per noi appunto trovare un po' un nodo e trovare un po' il bando della matassa e quindi ce l'abbiamo fatta. È stato secondo me significativo un po' per dare il profumo giusto al lavoro fatto e sì, quindi credo che sicuramente è stato anche un avvicinamento comunque. Per quanto riguarda Simone e Filippo, è stato utilissimo avere a che fare con loro anche durante l'estate. Mi è arrivato un blocco già Sì. rodato, insomma, in seno alla squadra. Ciao Luca, Stefano Frigo, Ciao. Corriere del Trentino. Prima al collega della RAI dicevi che sei arrivato a fine contratto a Modena e quindi hai sposato questo nuovo progetto. Hai mai preso in considerazione la possibilità di rinnovare a Modena o hai proprio bisogno di altri stimoli? Si tratta anche di cercare dentro di te delle voglie nuove, degli spazi nuovi, insomma. Ma entrambe le cose, direi. Sicuramente Modena è una città in cui si sta bene, in cui si vive bene, e la pallavolo è veramente di casa. Però nel momento in cui potevo decidere, avevo quindi un po' tutte le carte sul tavolo, mi sono molto serenamente detto che cambiare era bello e quindi ho colto la palla che mi aveva lanciato Trento. Altre domande? Sì, allora io, visto che tu sei anche un letterato in qualche modo, quindi questa frase cosa ci faccio qui è una frase di Rimbaud che ha usato poi Chatwin per scrivere uno splendido libro. E Grazie. tu, e Lo sapevi? tu, No. beh, e comunque tu cioè, lo hai scritto questo libro o no? Mi spiego. Adesso tu hai lavorato molto in nazionale con Giannelli e con Lanza. Tra i sesti della nazionale della Trentino Volley, insomma, senti che non diresti più che cosa ci faccio qui, hai capito che cosa ci stavi lì a fare e adesso, e per cui hai potenziato questo vostro. Parli di noi Sì, di tre? voi tre in particolare. Sì, direi di sì. Era un percorso necessario, quindi è stato molto utile, molto bello farlo anche a priori della stagione. Secondo me c'erano tante piccole situazioni che non andavano né bene né male, semplicemente dovevano essere un po' ammorbidite. E averlo fatto con tanto tempo a disposizione, comunque abbiamo condiviso 4 mesi e mezzo praticamente, quindi. È stato decisamente bello, utile, piacevole. Altre domande? Ancora? Se non vanno gli altri. Domanda un po' così. Brodo di Becchi va avanti e come? Andrà avanti. Sicuramente dobbiamo un po' rimodularlo perché la distanza è ovvia. Però per fortuna non è soltanto una radio, ora come ora, quindi abbiamo tante cose, tanti progetti. Ci piacerebbe che qualcuno ci aiutasse anche appunto, a guardarci un pochino più a 360 gradi e che non dipendesse soltanto da noi, dalla nostra voce, anche se comunque rimane un pochino il pilastro. Volontà è farne un po' un'associazione, un contenitore, una cosa come te la immagini in futuro? Non sappiamo bene, però ci piacerebbe aprirci un po' qualche porta che non sia soltanto appunto nell'ambito dello sport o di chi ci conosce, ma trovare qualche occasione che vada verso, non saprei, associazioni culturali come università, come qualcosa di più legato al solidale. Cosa ti aspetti da Trento, dal Trentino, non dal punto di vista sportivo, perché è chiaro, si punta a vincere, si punta a far bene, quello è palese, però
ma come tua esperienza di vita, come tua esperienza quotidiana, cosa ti aspetti da questa terra, da questa città, da questa gente? Ma come avevo già detto, sono veramente molto contento di trovare anche soltanto paesaggisticamente un qualcosa che mi è molto estraneo, quindi queste montagne, queste... soltanto svegliarmi stamattina e vedere nel cielo una montagna ha fatto un effetto, diciamo, e anche questo è il frutto dell'evoluzione, della trasformazione che cercavo, e quindi concomitatamente agli impegni sarà bello esplorare questa zona, sicuramente con la società, con i ragazzi, con... anche da solo, e avrò il piacere di perlustrare e niente, umanamente credo che sarebbe bello immaginarsi entrambi hanno bisogno di qualcosa di nuovo, quindi io sono qua e anche in questa veste e niente, io mi aspetterò altrettanta generosità e curiosità da parte del Trentino. Considerate che per esaudire questo suo desiderio domani sera andiamo in Bondone, facciamo una serata su e poi loro si fermeranno su per delle chiacchiere del giorno dopo, così lo portiamo a 1600 metri, 1700 metri, intanto gli diamo un primo bigliettino da visita delle nostre... Digestione di montagna. Di questo grande territorio. Altre domande? Adesso tra due settimane c'è già la Super Coppa, per cui insomma si comincia subito con obiettivi pesanti, perché la Super Coppa è un trofeo che forse è un po' considerato figlio di un dio minore, ma in realtà non è neanche così. Il problema è che molto spesso le squadre ci arrivano un po' in fase di rodaggio, ma tutti ci mettono senza il massimo impegno, perché comunque è un trofeo. Sì, sì. Tu cosa ti aspetti da queste due partite? Ma sono partite, appunto, vanno giocate set dopo set, perché con squadre così i set si possono vincere, si possono perdere, e dedicarci innanzitutto alla semifinale, poi trovare tanta energia e tanta grinta nel caso del primo e secondo posto. Sicuramente sono ottime squadre tutte, quindi sarà anche bello, proprio entusiasmante giocare e poi... giocare lì a Civitanova. E sul piano tecnico, se tu dovessi analizzarti fondamentale per fondamentale, quali sono gli aspetti nei quali ritieni di doverti dedicare di più per fare un altro salto di qualità? Certo, non saprei, adesso ti direi proprio da zero una continuità in battuta, magari, che ogni tanto anche quest'estate andava e veniva. E forse essere un pochino più preciso a muro, esatto, e basta, avere una tranquillità anche con Simone in attacco, ma comunque questo è un lavoro costante, continuo e dedicato. Poi ho promesso che diventerà il secondo libero, il secondo difensore, sì, più forte con le ginocchiere. Altre domande? No. Bene, a posto. Allora, lasciamo andare a lavorare. Sì. Fai due foto. Faccio due foto. Perché e con i tifosi, solito. TV Partner, sì. Benvenuto Luca, buon lavoro. Grazie a tutti.